Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts, and superstorms are more frequent and damaging. Oceans are eating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use. Adopt sustainable habits, farming and business models. Safeguard remaining wild spaces and wildlife. And commit to a green and resilient future. As we work to build back better, let us put nature where it belongs, at the heart of our decision making. On this World Environment Day, it's time for nature. Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta live del Comune di Osimo, organizzata nell'occasione della giornata mondiale dell'ambiente, oggi 5 giugno 2020. Un sentito ringraziamento all'ufficio ONU, al Centro Regionale di Informazione con sede a Bruxelles, per averci inviato in tempo utile il messaggio del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e avercelo anche fornito sottotitolato in italiano appunto per questa occasione. Il video è per noi molto importante anche perché ci consente di collegare come amministrazione locale di Osimo una serie di iniziative che abbiamo finora svolto in coerenza con gli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile dell'ONU. E chi ci ha seguito lo sa, in questi mesi abbiamo puntato molto sulla scienza come tema trasversale e anche molto sul tema dell'aerospazio e delle scienze spaziali. Perché? Perché la scienza ha fornito uno strumento, un osservatorio, che è quello della Stazione Spaziale Internazionale, da cui si possono raccogliere dati e servizi con i quali monitorare l'ambiente, con i quali osservare la Terra e quindi tutte quelle immagini che ci sono state appena fornite nel video sono molto significative anche in questa direzione, perché i dati raccolti, diciamo, tramite l'osservazione della Terra ci possono consentire la mappatura di aree verdi, la pianificazione di città sostenibili, lo monitoraggio dei cambiamenti climatici, ecco, quindi tutti i temi trasversali che in qualche modo toccano appunto l'agenda, toccati dall'agenda 2030 dell'ONU. Sono particolarmente grata all'amministrazione comunale, al sindaco Simone Pugnaloni e all'assessore all'ambiente e sviluppo economico Michela Glorio per aver subito accolto questa proposta. E un sentito ringraziamento, consentitemi questa introduzione, a tutti i qualificati relatori per la loro disponibilità. Sono manager, esperti, imprenditori di fama nazionale e internazionale che porteranno un autorevole punto di vista per accompagnare, per aiutare l'ente pubblico che deve svolgere assolutamente un ruolo di facilitatore, di connessione insomma tra competizione e coesione per tenere insieme queste due anime nel territorio e diciamo essere un attore super partes tra appunto imprese, comunità locali, scuole. Non ultimo questa mattina Marco Cappellini, questo passaggio ve lo consentirà, ha fatto un intervento a scuola e proprio anche rendendo visibile e concreta l'azione che stiamo facendo a livello locale, proprio utilizzando questi obiettivi ONU che vedete alle mie spalle e che sono riportati anche nella locandina dell'iniziativa di oggi, realizzati dall'azienda Lampa Packaging qui connessa, che insomma ci accompagna in questo percorso di divulgazione di valori per tutte le comunità. Perché questa iniziativa organizzata da Osimo Lab e perché un laboratorio di proposte e di idee? Perché lo vogliamo proporre da un territorio, da un comune, che è uno dei 228 comuni delle Marche, di una regione che ha dei primati, una regione manifatturiera, imprenditoriale, ma anche della microimpresa. 95% del tessuto produttivo marchigiano è microimpresa, cioè ha meno di 10 addetti.
Quindi questo che è un modello, quello che è stato un modello di sviluppo marchigiano studiato, teorizzato da economisti di calibro come Giorgio Fouas, ora chiaramente hanno necessità di essere rivisti per mantenere quello sviluppo senza fratture teorizzato dallo stesso Giorgio Fouas. Però sicuramente la crisi prima del 2008 e ora la crisi del 2020, che da sanitaria è diventata anche economica e ambientale, sicuramente comporta rivedere questo modello. E vogliamo vedere nell'economia circolare una scelta necessaria anche per rilanciare il mercato interno, perché a differenza della crisi del 2008, oltre alla crisi appunto del mercato interno, in questa fase abbiamo anche una crisi, come dire, dell'export, perché la chiusura delle frontiere, dovuta ovviamente da Covid-19, ha comportato un freno forte anche in questa direzione. Quindi quelli che sono i primati di una regione come le Marche, che qui in questo laboratorio Osimo Lab vogliamo ricordare, devono fare i conti anche con delle sfide da affrontare, sfide come l'internazionalizzazione, la distribuzione, la necessità di rispettare appunto l'ambiente, quindi cosa può essere l'eco design e quale valore aggiunto può portare ai prodotti, però sempre connessi con i limiti appunto della microimpresa e anche di una regione dove si produce di tutto, ma che deve far fronte anche a una sinalizzazione forte, oltre il 20% della popolazione è over 65, quindi anche qui produrre prodotti che siano anche coerenti con certi valori richieste da parte di questo tipo di popolazione. Ecco, quindi questo è un quadro molto generale per introdurre l'iniziativa e ora lascerei la parola al sindaco, se è connesso, c'è, perché riusciva a raggiungerci in onda subito, il sindaco c'è, scusatemi, no? E quindi a questo punto lascerei la parola all'assessore Michela Glorio per i saluti e un'introduzione e poi farò un giro di domande ai relatori. Grazie. E salve, buonasera a tutti, grazie dell'opportunità di partecipare a questa sessione. Come dicevi tu, Frida, il sindaco ci raggiungerà più tardi, non è riuscito a liberarsi in tempo e comunque porto i suoi saluti e gli auguri di buona continuazione di questa riunione. Vorrei ringraziare tutti i relatori presenti oggi per essere presenti appunto e per aver voluto dedicare questa ora ad Osimo, al comune di Osimo e alle politiche che dal globale, dall'Agenda 2030 potrebbero essere poi tradotte e riportate nel locale e quindi territorializzate sulla base di quello che è un comune piccolo come Osimo, che comunque è un comune di medie dimensioni per la regione Marche e così come il comune di Osimo ci sono tanti altri comuni italiani che affrontano le stesse sfide, le stesse difficoltà e che si fronteggiano appunto nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030. Quindi grazie a tutti gli autorevoli relatori presenti oggi e grazie a Frida soprattutto, che è stata l'anima ispiratrice di questa sessione di lavoro e che ha organizzato il tutto. Grazie, grazie assessore. Credo che il sindaco riesca a farci un saluto, mi sta dicendo che riesce ad entrare, quindi chiedo a Bruno di consentirgli l'accesso. Non è ancora entrato, lo sto aspettando che si attivi. Ok. Ok, un attimo. Allora. Eccolo, arriva. Mi sta dicendo che sta provando. Quindi ci siamo. Questo minuto potevamo rimandare il video dell'ONU, e ringraziamo anche ASVIS e quindi Leonora Rizzuto, che grazie anche al loro tramite è stato possibile avere tutto in tempo utile per consentirci l'organizzazione. Scusate, no, giusto per non interrompere poi chi inizia di voi per fare subito il saluto, perché non può trattenersi oltre. Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts, and superstorms are more frequent and damaging.
oceans are eating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use. Adopt sustainable habits, farming and business models. Safeguard remaining wild spaces and wildlife. And commit to a green and resilient future. As we work to build back better, let us put nature where it belongs, at the heart of our decision making. On this World Environment Day, it's time for nature. Sindaco. Buonasera a tutti. Eccoci, buonasera Sindaco, grazie, grazie per esserti collegato con noi. Tocca a me? Sì, tocca a te. Volevo salutare tutti, non vedo nessuno. Dilla che telecamera, noi ci siamo, eh. Anche noi ti vediamo. Aspetta che arrivo, eh. Allora, aspetta che sono ancora in Astea, voilà. Eccomi. Aspetta. Astea, vorrei ricordare anche lo sponsor di quei pacchi, quindi ci sta, eh? Quindi va bene. Ci sono? Sì. Buonasera, Sindaco. Buonasera a tutti. Noi sì. Abbiamo già fatto l'introduzione con il video del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e ha fatto un saluto all'assessore Michela Glorio. Quindi aspettavamo te. E vorrei dirti che abbiamo 3 autorevoli esperti di calibro nazionale e internazionale che porteranno il loro punto di vista. Abbiamo, te li presento velocemente, Leonora Rizzuto, coordinatrice per ASVIS dell'obiettivo 12 dell'ONU, che è il tema sul quale oggi ci concentriamo. Poi abbiamo Domenico Suraborti, direttore di Fondazione Simbola e coordinatore di tutti i progetti di ricerca e studi che la Fondazione realizza. E Marco Cappellini, Matrec, che si occupa quotidianamente di principi di economia circolare, materiali sostenibili e anche vicino a molte nostre realtà imprenditoriali locali. Infine vorrei ringraziare, questa è una sorpresa che volevo farti, Alessandro Lampa, Lampa Packaging, che come sai ha realizzato i pacchi degli obiettivi ONU che utilizziamo e abbiamo donato alle scuole, che si è reso disponibile insomma di intervenire perché gli ha fatto molto piacere vedere questo suo prodotto utilizzato anche dalla locandina, ma non solo, nei vari laboratori didattici a scuola, ed è insomma a disposizione anche per altre idee imprenditoriali particolarmente sostenibili che magari se hai tempo ci potrà dire. Ora il saluto a te. Intanto buonasera a tutti, grazie a tutti gli illustri relatori di questo pomeriggio così importante in questa giornata mondiale. Io volevo invece approfittare per dire grazie all'assessore Michela Glorio per il grande lavoro che ha fatto in questi anni su queste tematiche e a Frida Paolella, delegata per un progetto che è agli albori, che sta nascendo, che è Osimo Lab, perché Osimo vuole essere non solo rispettoso dell'ambiente, ma vuole essere all'avanguardia. E queste due cose camminano di pari passo se pensiamo all'economia circolare, se pensiamo all'Europa e se pensiamo che uno dei nostri motti più importanti era Osimo città d'Europa, Osimo città del mondo. E allora è su questo cammino che chiediamo il contributo a tutti voi, a partire da questo momento di dibattito al quale purtroppo sono qua nella sede, prestigiosa sede della Astea, dove stiamo discutendo importanti strategie future, tra le quali rientra anche l'economia circolare, gli investimenti che riguardano il mondo del riciclo dei rifiuti. Volevo lanciarvi un grande in bocca al lupo, perché Astea è stata lungimirante, ad esempio, se penso all'economia circolare, nel progettare e costruire un impianto che costerà al gruppo Astea più di 20 milioni di euro, ma che avrà la potenzialità per utilizzare rifiuti umidi, rifiuto umido, rifiuto fosso, e trasformarlo in una potenza importante che è quella dell'energia rinnovabile che verrà distribuita a tutti noi. E quindi possiamo dire che sia un po' una stazione
per quella cosiddetta autostrada del gas, del biometano, rispettoso dell'ambiente, che possa servire una grande comunità, quella della provincia di Ancona. In questo versante stiamo lavorando tutti e quindi credo che il contributo dei relatori possa essere importante ed efficiente, e renderci efficiente, rendere efficace la nostra azione amministrativa, perché Osimo Lab, e torno al progetto di Frida Paolella, è proprio quel contenitore che stiamo costruendo, dove non solo ci sono quattro mura, non solo c'è un PC, ma ci sono elementi che guardano alle future generazioni, che ci permetteranno di costruire una migliore vita per tutti noi. Pensate, se penso al rispetto dell'ambiente, rispetto a questa giornata mondiale, mi viene in mente anche un'altra iniziativa intrapresa in questi ultimi giorni, del quale mi sono convinto, non ne ero convinto all'inizio, che bisogna in questo momento bloccare un attimo l'installazione e la sperimentazione del 5G, perché le evidenze scientifiche sono importanti per fare scelte lungimiranti. Non siamo contro lo sviluppo ci deve essere, ma deve essere uno sviluppo concordato. Ed è proprio con altri illustri relatori come voi che abbiamo intavolato un discorso, che sono le grandi società di gestione di telecomunicazione in Italia, che ci sono venuto a trovare, e ho trovato una grande disponibilità per costruire con loro un percorso condiviso. Se i cittadini dell'Europa, non più i cittadini d'Italia, saranno capaci di capire che uniti si va lontano, e saremo capaci, ognuno di noi, di capire qual è la potenzialità del compagno che ci sta a fianco, della compagna che ci sta a fianco per fare grandi le nostre città, allora saremo dei grandi politici, saremo dei grandi manager, saremo dei cittadini responsabili e faremo grande il nostro pianeta e il nostro paese. Quindi grazie a tutti e buon lavoro di cuore. Grazie, grazie Sindaco. A questo punto io... Grazie a tutti. Grazie. Alessandro, tu puoi rimanere, dimmi l'orario fino a cui puoi rimanere, fin quando puoi restare? Sì, posso rimanere, dai, quattro ore. Okay. Va bene, va bene. Ok, quindi andrei come da programma, diciamo al... Michela, tu devi, assessore, devi fare altro, devi dire qualcos'altro, oppure intervengo sui relatori? È cattiva la cosa, non è che dobbiamo essere... Dimmi tu, Frida, io sono a disposizione, quindi gestisci tu la cosa. Ok, va bene. Allora direi di fare un giro di tavolo, come si dice, con loro, così dai loro spunti poi tu dirai quello che il Comune sta già facendo e come possiamo migliorare rispetto alle loro indicazioni. Allora, io mi rivolgerei ad Eleonora Rizzuto. Buonasera, dottoressa. Grazie davvero per la sua disponibilità di intervenire. Per me è davvero un onore, perché rappresenta il coordinamento nazionale, come dicevamo prima con il sindaco, dell'obiettivo 12 dell'ONU, quindi produzione e consumo responsabili di ASVIS, dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Lei è anche presidente di AISEC, quindi un'associazione italiana dell'economia circolare, e quindi per noi è un momento molto importante ascoltare il suo punto di vista, che ha anche vanta un'esperienza importante anche nell'ambito della responsabilità sociale di impresa. Ecco, quindi io chiederei a lei, come poi chiederò anche agli altri, secondo lei quali sono, rispetto a un tessuto produttivo come quello delle Marche, i punti di forza, di debolezza che questo sistema produttivo ha rispetto al tema dell'economia circolare. Quindi quali sono le sfide e anche le opportunità che un territorio come questo deve saper intercettare in questa nuova visione. Io la ringrazio, dottoressa Paolella, per me è un onore veramente oggi, giornata mondiale per l'ambiente, partecipare a questa tavola rotonda virtuale, ma viviamo in tempi in cui è difficile incontrarci di persona. Saluto tutti i relatori, che in parte conosco anche per aver partecipato magari a conferenze dove li ho incontrati, e l'assessore Michela Glorio, il sindaco che forse è andato via. E, veramente è un tema questo... che appunto è non solo attuale, il sindaco fa riferimento a un investimento importante fatto nel vostro territorio su un argomento decisamente tipico dell'economia circolare, quindi la trasformazione dall'organico a energia rinnovabile, quindi a biomasse, e in cui appunto si possa parlare veramente di circolo virtuoso del ciclo dei rifiuti. Allora, io appunto oggi rappresento ASVIS perché ho il piacere e
l'onore insomma di partecipare ai lavori nazionali sul Gol 12, che è quello proprio specifico, come sapete, che riguarda la produzione e il consumo responsabile, e quindi l'economia circolare va all'interno, anche se comprende molti aspetti questo goal, ma sicuramente lo fa un po' da padrona, perché all'interno ha delle caratteristiche tipiche di questo goal, perché c'è la parte della produzione, c'è la parte del consumo, quindi la parte a cui spesso appunto sì, riflettevamo insieme anche con i colleghi l'importanza della formazione presso i cittadini, i nostri cittadini consumatori, e poi c'è la parte anche della finanza responsabile, che entra nella valutazione di un flusso virtuoso del modello circolare in maniera abbastanza preponderante. Io sono anche, diciamo, fondatrice e presidente dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare, che si chiama AISEC, che ha proprio come nello statuto l'obiettivo di traghettare più imprese possibili, più enti locali possibili verso questo modello. Il percorso è lungo, però ecco, ho anche il piacere di fare qualche riflessione, di condividere qualche riflessione con voi, in particolare per il territorio marchigiano e in particolare quello della provincia di Ancona, che va bene, mi lega anche un affetto personale. Io in adolescenza con i miei genitori venivo in vacanza dalle vostre parti, per cui conosco abbastanza bene il tessuto anche turistico, quindi turismo, food e della piccola impresa, e è stato citato in apertura il punto di forza e il punto di debolezza. Il punto di forza è questo 95% di microimprese, è una risorsa che forse poche altre regioni hanno. Il nostro territorio è caratterizzato da micro, piccole, micro imprese, però ecco, diciamo che avere il 95% di imprese con meno di 10 addetti chiaramente evidenzia un fatto, cioè quello di poter ancora di più di altri modelli attingere le risorse territoriali, che è una caratteristica fondamentale per l'applicazione del modello. Porta in sé questa caratteristica, a mio avviso, anche la parte, diciamo, un po' contro, ma dobbiamo lavorare per migliorarlo, cioè quello di avere la necessità di operare in rete, di operare sinergicamente, in quanto un piccolissimo difficilmente potrà mettere in piedi un modello di circolarità che ha anche degli costi di investimenti, ma avrà bisogno, l'importanza del modello, sto cercando anche di ampliare a livello nazionale, di avere comunque come riferimento enti locali e magari medie e grandi imprese che possano aiutare l'intero settore quale fornitura di una supply chain virtuosa verso il modello dell'economia circolare. Quindi è davvero un territorio vivace in questo senso, dove si può da subito mettere in pratica quello che è il modello di circolarità. Faccio una piccola integrazione, comunque prendo spunto dalle sue osservazioni, che mi stimolano molto, ma devo fare i conti anche con il tempo. Lei giustamente ha detto provincia di Ancona come distretto, e qui abbiamo il distretto della meccanica, ma la regione Marche è talmente un laboratorio che potremmo anche abbinare ogni provincia ad un tema. Il pesarese al settore del mobilificio, il fermano al calzatoriero, la parte sud Marche è più anche all'agroalimentare, quindi diciamo che è un territorio veramente laboratorio, in questo intendiamo simulato, perché per poi diciamo divulgare da qui il nostro modo di pensare, replicarlo in tutto il territorio delle Marche, e poi quel 95% che lei dottoressa ha ripreso, voglio dire che consente a queste Marche di essere un laboratorio anche per l'Italia, ma addirittura in Europa, e non lo dico per mania di grandezza, ma perché ce lo dicono i numeri, in quanto da una risoluzione del Parlamento europeo del 2018 sulla definizione della piccola media impresa, ecco lì la percentuale riportata in quella risoluzione del Parlamento europeo è che a livello europeo la microimpresa è 93%, quindi ecco questo dato del 95 ci consente proprio di essere un laboratorio di soluzioni. E il fatto che lei dica di poter fare un'analisi collegando le piccole imprese alle medie e grandi, noi abbiamo provato a fare un'analisi suddividendo il sistema imprenditoriale in 5 categorie di imprese, magari proporremo come Osimo Lab, che sono imprese storiche, le piccole e medie imprese, nuove imprenditorialità, startup innovative e PME innovative, incrociando tra quelli che sono provvedimenti normativi e anche poi tipologie di impresa. Ma di questo magari parleremo, quindi è uno spunto per proseguire con Osimo Lab, ASVIS ed AISEC, che già sono questo primo passaggio. E mi rivolgerei al dottor Domenico Straborti, grazie direttore,
grazie davvero. E riproponendo anche a lei la stessa domanda su quale un'analisi SWOT veloce, quindi punti di forza, di debolezza, rischi, sfide, opportunità del tema economia circolare rispetto al tessuto produttivo marchigiano e quindi di comuni, di medie, di grandi imprese come quello di Osimo, e come si può tenere insieme coesione e competizione? Che cosa deve fare un ente pubblico? Che cosa può fare un'amministrazione locale per tenere insieme queste due componenti forti di cui lei è anche curatore per determinati rapporti, no? Rapporto, coesione e competizione, io sono cultura, green economy, ci dica pure. Diciamo che sono molto in sintonia con quanto è stato detto dalla dottoressa Rizzuto, perché il sistema produttivo nazionale, proprio per caratteristiche, no? Questa piccola scala molto diffusa in rete, perché poi il modello marchigiano in fondo ci racconta questo sistema molto diffuso territoriale della produzione, in qualche modo è un sistema che si presta molto, no? a ridefinirsi in maniera molto veloce. La grande industria è molto, diciamo, un'inerzia maggiore rispetto a sistemi più piccoli che si possono in qualche modo riorganizzare attorno dei progetti. Quindi da questo punto di vista noi siamo più attrezzati rispetto ad altri sistemi territoriali per in qualche modo rigenerare in qualche modo filiere produttive attorno a progetti nuovi. Lo vediamo per esempio nella mobilità elettrica, cioè tutta questa accelerazione. Adesso capiremo, oggi la Germania ha dichiarato che raddoppierà gli investimenti sulla mobilità elettrica. Questo ha spinto per esempio a ripensare complessivamente al prodotto automobile. Ed è stato interessante come tantissime case internazionali, penso a Dyson, che poi non ha realizzato l'automobile, che nel mondo per pensare un'automobile è venuta in Italia. Perché in Italia? Perché in Italia in qualche modo le aziende molto piccole si prestano a sviluppare prototipi in maniera molto veloce, no? Proprio per questa caratteristica, perché se fosse andata in Germania un'azienda non avrebbe pensato a un prodotto così nuovo in una piccola scala, che è appunto quello che può essere l'unica unità. In Italia ha trovato tantissime aziende, da Piemonte fino all'Abruzzo, alla Puglia, che ha iniziato a pensare con loro motore, scocca, progettazione, perché appunto questa piccola scala molto flessibile permette di pensare in maniera molto veloce prodotti anche totalmente nuovi. E quindi, se vogliamo, in nuce nel nostro sistema produttivo, quindi anche quello marchigiano che è molto manifatturiero, c'è questa, diciamo, predisposizione al riadattarsi e a ridisegnarsi attorno ai prodotti. Elemento chiave è il progetto, quindi il ruolo di università e grandi imprese, come è stato detto, che possono essere un po' dei driver, motori di avviamento di questi processi su cui si possono coagulare queste filiere. Secondo aspetto interessante, che con Marco più volte abbiamo anche ragionato, è che ci troviamo in fondo a essere produttori di materia, no? Questa è una novità, se vogliamo l'Italia nella storia non ha mai avuto materie prime. Questo ragionamento, no? Diciamo che l'economia circolare ci porta in quest'ottica nuova a ragionare non tanto più solo di prodotti, ma anche di come gestiamo questa materia nelle n vite che ci sono. Quindi bisogna attrezzarsi, questo è un ragionamento nuovo che bisogna, diciamo, implementare anche nelle generali, su come gestiamo queste materie, che sono appunto le materie che noi oggi non solo importiamo più in quel passato, ma gestiamo e facciamo rivivere i nostri territori. Quindi come si ridisegnano le filiere a partire da materie che produciamo oggi nei nostri territori? Quindi questo, se vogliamo, è un altro aspetto interessante. Poi ci sono il terza gamba, non so se lo diremo più avanti, è che tutto questo ragionamento oggi più che mai va agganciato col tema della competitività, perché e questo perché è importante questa attività di ASVIS e questa vostra del Comune di Osimo, anche di Marco oggi a scuola, no? Perché la cosa importante è bisogna tradurre questi grandi obiettivi, che sono sostanzialmente la cornice dentro quale ci muoviamo, in qualcosa che si lega all'impresa che domani deve competere, che si trova ad affrontare un momento difficile. Allora, i dati che noi vediamo fino allo scorso anno, che tutte le imprese che hanno fatto investimenti per migliorare il profilo, diciamo, ambientale dei processi produttivi, ma anche hanno cambiato i prodotti in un'ottica green, sono quelle che competono di più, cioè sono quelle che sono riuscite a esportare di più, ad avere stabilità nei bilanci, ad avere anche più assunzioni. Quindi questo è, secondo me, l'elemento di comunicazione che va veicolato, perché chi fa questo investimento vuol dire in fondo che sta innovando l'azienda, la sta configurando per un mercato che è un mercato che deve avere questa attenzione ambientale e che parla a un mercato, diciamo, un consumatore che è sempre più attento a queste dimensioni. Quindi fare queste dimensioni, la dimensione della competitività, penso sia un elemento importante
tutti noi lo facciamo nelle nostre sedi, da ribadire soprattutto per le imprese. Imprese che, con le quali l'architetto Marco Capellini ha a che fare quotidianamente, direi, giusto Marco? Sì, grazie per l'invito e saluto tutti. Sì, è una bella sfida, però molto interessante. Tra l'altro condivido appieno gli interventi di Leonora e di Domenico, con cui periodicamente su vari tavoli, come già si diceva, abbiamo modo di confrontarci e di portare avanti un certo dialogo. Le imprese sono la chiave del sistema produttivo, fra l'altro io sono, diciamo, posso dirmi marchigiano ormai da 5 anni e quindi sto scoprendo in maniera incredibile questo territorio che non finisce mai di stupire, così come tanti altri territori, perché ti trovi ad avere grandi aziende, quindi grandi processi produttivi, come puoi capitare in un piccolo laboratorio artigiano, dove però scopri che c'è un'artigianalità e un particolare modo del saper fare del Made in Italy che proprio contraddistingue, diciamo, il saper fare del Made in Italy. Quindi la Regione Marche ha una potenzialità, ha delle potenzialità enormi come tante altre regioni. Ci sono però da fare delle riflessioni, nel senso che io questa mattina, parlando con gli studenti, ho detto l'Italia è una macchina da guerra pigra. Mi verrebbe quasi da dire che è una macchina da guerra che è abituata a viaggiare a marce basse, perché poi quando inizia ad schiacciare sull'acceleratore, accelerare, allora lì diventa veramente, veramente pericolosa e competitiva. Noi abbiamo una tradizione, una storicità che è ineguagliabile e che ogni regione può in un certo senso identificarsi a livello internazionale. Quello che manca è un po', ed è tipico dell'Italia, della programmazione, o meglio, noi guardiamo sempre al giorno dopo e solo in poche occasioni riusciamo a fare una programmazione a lungo termine. La programmazione a lungo termine ci permetterebbe di inquadrare degli obiettivi e attraverso questi obiettivi riuscire a focalizzare, a fare più sinergia tra sistemi e imprese, micro, piccoli, ma anche grandi imprese, in modo da avere dei enormi vantaggi competitivi. Per fare un esempio, la stessa Alleanza dell'Economia Circolare, che magari non so se dopo si può fare un approfondimento, è la volontà di tante grandi imprese di mettersi assieme per fare sinergia ed aiutare le piccole imprese. Così come emerge da tutti i rapporti, qui vanno citati un po' rapporti importantissimi e di una qualità estrema redatti da Singola, dove emerge questa forza del sistema industriale italiano, dove però in molti casi sembra che manca la volontà di copiare. Cioè, quello che a me spesso sorprende è che quando vado in giro all'estero trovo dei casi di progetti di economia circolare a cui viene data molta enfasi, c'è molta decorazione, ma poi nella realtà c'è poca sostanza, quando in Italia abbiamo tantissima sostanza, ma poca comunicazione. Quindi non è che noi non sappiamo fare, noi sappiamo fare molto, ma molto bene. Noi possiamo insegnare all'internazionale queste strategie di economia circolare. Noi abbiamo delle piccole e medie imprese che sono nate proprio su modelli di economia circolare, proprio per la volontà di diffondere prodotti e servizi che rispettano tutti i principi dell'economia circolare e parecchi principi degli obiettivi dei vari SDG. Quindi mi verrebbe da dire che quello che ci mancherebbe è un po' una bella, diciamo, iniezione di fiducia. Fiducia per iniziare a marciare come sappiamo marciare, ma naturalmente questa fiducia per il sistema territoriale, diciamo, per i vari sistemi territoriali caratterizzati dalle piccole e medie imprese, vuol dire anche un supporto programmatico e strutturale da parte delle istituzioni. Quindi io sono molto positivo nella prospettiva, però questa positività deve essere condivisa attraverso piani sinergici e strategici a lunga visione. Perfetto, grazie, grazie Marco. A questo punto lascerei la parola ad Alessandro Lampa per la sua testimonianza, e per chi si fosse connesso solo adesso, e approfitto per ringraziare anche i ragazzi di Osimo Web che ci consentono la diretta in tutti i canali e Bruno Severini del comune di Osimo per questa comunicazione. Ecco, appunto, mi rivolgo ad Alessandro Lampa perché possa dire il suo punto di vista dopo queste testimonianze e raccontare un attimino come è nata l'idea di questi pacchi ONU con cui insomma abbiamo realizzato, reso possibile dei laboratori didattici a scuola. In realtà, devo essere onesta, l'idea iniziale
era partire da Osimo e anche diffonderli in tutte le scuole delle Marche o comunque quelle potenzialmente interessate. Poi ovviamente emergenza Covid, insomma non è stato possibile diffondere questo tipo di prodotti, ci riproponiamo oggi qui di poter portare l'attenzione dei nostri ospiti per valutarne l'opportunità. È piaciuto ad ONU e quindi siamo particolarmente disponibili a poterlo, anche se volete, migliorare sulla base di questa buona prassi. Quindi vai Alessandro. Bene, innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio della partecipazione. Noi siamo un'azienda produttiva, non siamo abituati, no, a gestire ruoli istituzionali, però ho sentito parlare di economia circolare, di sostenibilità, di un tessuto produttivo fatto di italiani inventori. Vi ascoltavo con molto interesse e mi ritrovavo, ci ritrovavo in tutti questi punti. Naturalmente è mio fratello Fabrizio che condivide con me appunto la titolarità dell'azienda. Buonasera a tutti. Noi abbiamo sviluppato insieme a Frida questo progetto, siamo molto lieti di aver potuto far parte di questo progetto che attraverso il colore, attraverso il design ha portato forse un po' di interesse, no, nei giovani, nelle scuole. E la premiazione, diciamo, il riconoscimento di questo design ci rende fieri. Siamo un'azienda appunto innovatrice, e crediamo molto nella sostenibilità, nell'economia circolare, in quanto la sostenibilità non è una moda, per noi sta diventando la via. Ci crediamo a tal punto che proprio nell'ottica di quello che avete detto poc'anzi, abbiamo lanciato proprio in questo periodo una nuova linea di imballi per il settore alimentare totalmente compostabile, con un'idea innovativa che non c'è sul mercato e che contiamo, insomma, andrà a rivoluzionare il senso positivo di abitudini dei consumatori. Quindi, che dire, non so Fabrizio se vuole aggiungere qualcosa. No, è tutto giusto, siamo un'azienda, sentivo la parola pensare veloce, velocità, è una parola crisi che può diventare opportunità, quindi abbiamo molto fiducia nelle nostre capacità, nel nostro territorio, nelle Marche che è uno splendido contesto e crediamo molto in questo nuovo progetto che, posso dire il nome del progetto, il progetto si chiama EcoDu, quindi... ne sentirete parlare, via. Benissimo, siamo contenti, perché parlando di voi si parla anche di Osimo, brand di territorio, quindi valorizzazione del territorio e delle Marche. Ok, e, se non avete nulla da aggiungere, proseguo, se avete altro da dire, aggiungete pure, Alessandro. No, prego, andiamo avanti. Ok, va bene. Passerei alla seconda domanda, ricominciando quindi da Eleonora Rizzuto, riprendendo il tema della giornata, obiettivo 12 ONU. Ecco, secondo lei, dottoressa che lo coordina quindi a livello nazionale, che cosa può fare un'amministrazione comunale per contribuire alla divulgazione dei valori di questo obiettivo oggi in particolare, ma di tutti in generale? Quindi quali sono le azioni che possiamo mettere in campo? Abbiamo iniziato con dei laboratori a scuola, va bene, però per la cittadinanza, per tutte le varie realtà che ci sono sul territorio, che tipo di azioni ci consiglia di fare? Allora, dunque, questa è una domanda molto interessante, dottoressa Porella, la ringrazio perché porta veramente al vivo della materia. Un'amministrazione pubblica locale ha un ruolo fondamentale, gioca un ruolo fondamentale, perché è il primo referente del cittadino, che è anche consumatore, che è anche... diciamo referente di una serie di diritti e doveri, il quale, allora faccio riferimento alle osservazioni che ci giungono in associazione o anche quelle che percepiamo in ASVIS, a volte si sente, diciamo, non supportato da un'adeguata formazione. Faccio l'esempio delle normative sulle plastiche monouso europee. Allora, il collega di Simbola, nonché anche Matrek, so per certo che si sono occupati, insomma, con studi su questo argomento. Quello che si è evidenziato nei tempi passati è questo scollamento tra una normativa così importante, che veramente cambia e poteva cambiare
il modo di consumare, penso al packaging, penso a tutto quello che riguarda appunto l'involucro nell'agri-food, eccetera, eccetera, e il comportamento più giusto. Quindi, in questa triangolazione del modello teorico, che appunto individuo attraverso appunto questi tre grandi attori, le amministrazioni locali che declinano le normative e le fanno proprie, e le imprese che producono e hanno una loro comunicazione, e il terzo soggetto che è la società civile, c'è veramente un mare ancora da un varco da riempire. Molte realtà si sono scoperti. La formazione di cui appunto parlava lei, dottoressa, è la prima, diciamo, nelle scuole, nonché anche in altri contesti, è il primo elemento, non è esaustivo diciamo, della materia, però sicuramente può spiegare a una famiglia di medi consumi che comunque fa una tipica vita, lavoro, magari sono pendolari, hanno due figli, un figlio, i quali si trovano a dire: ma che faccio davanti a questo prodotto? Vado a vedere l'etichetta, che cosa c'è scritto, perché devo avere un comportamento di questo genere? Quindi ben venga. E dove si è realizzata questa partecipazione delle amministrazioni locali? Sono stati sempre progetti di successo. Faccio un esempio oltre Alpe, in Francia, nella regione del Nord-Calais, a Lille. 20 anni fa è stato messo in pratica in Europa il primo progetto di economia circolare in una zona depressa. Grazie a questo modello, in cui l'amministrazione locale vantava un ruolo importantissimo, in diciamo 10 anni, nonché 15, hanno ribaltato completamente la loro situazione economica, e quindi mettendo in atto un vero progetto di economia circolare, ma direi in chiave sostenibile. Rivolgo questa domanda al dottor Domenico Strabotti. Quindi, secondo lei, dottore, sempre nell'ottica di mantenere unite le due componenti, coesione e competizione, che cosa può fare un ente pubblico per contribuire alla diffusione, alla divulgazione dei valori dell'obiettivo 12 dell'ONU, più ampiamente di tutta l'Agenda 2030, ma nello specifico di questo tipo di obiettivo? Ma sostanzialmente è stato già detto, nel senso che il fallimento, per esempio, degli scorsi obiettivi è stato proprio questo, nel senso che c'è stata una distanza troppo grande tra gli obiettivi e poi la vita delle imprese e delle persone, no? Quindi, se vogliamo, il ruolo di un ente pubblico è proprio mettersi in mezzo, cioè curare quest'ultimo miglio, che serve sostanzialmente a tradurre questi obiettivi che sono importanti, diciamo, per l'umanità, in qualcosa di pratiche, diciamo, per il mondo, diciamo, per cambiare stili di vita, di consumo delle persone. Questo è un po', secondo me, il ruolo che i soggetti, diciamo, come le istituzioni oppure le associazioni di categoria, che hanno questa funzione, se vogliamo, di snodo tra grandi temi e poi il quotidiano, insomma, fare impresa o appunto consumo dei cittadini. Marco Capellini, a te la stessa domanda, e che in qualche modo abbiamo cercato di rispondere questa mattina con le scuole, no? E a te mi rivolgo dandoci del tu. Chi ci ascolta si chiederà perché con Marco, diciamo, ci lega un'attività di studio, di elaborazione da tempo, da anni, e l'hai citata anche tu questa mattina a scuola, che ci hanno visto anche impegnati su dei gruppi di lavoro di livello nazionale. Quindi ti chiedo anche quali sono le tendenze che tu vedi rispetto al tuo tipo di lavoro verso questo obiettivo 12 dell'ONU. Diciamo che adesso si fa un gran parlare di, o meglio, si è iniziato a parlare molto di smart city, e smart city si danno varie interpretazioni. Io riprenderei una considerazione fatta dalla dottoressa Rizzuto, che parlava giustamente di informazione, e accanto a informazione io ci metterei anche formazione. Nel senso che, dal mio punto di vista, uno dei problemi è che una pubblica amministrazione è caratterizzata da chi controlla e chi coordina, in questo caso mi rivolgo a Professor Glorio, ma naturalmente dal cittadino, nel senso che senza il cittadino non ci potrebbe essere la pubblica amministrazione. Il problema è che molte volte non c'è coesione in termini di azione tra pubblica amministrazione e cittadino. Cosa vuol dire? E non mi sto riferendo al comune di Osimo, è assolutamente un discorso abbastanza generale. Nel senso che il cittadino dovrebbe essere parte attiva, per essere parte attiva dovrebbe essere in qualche modo stimolato, per essere stimolato, insomma, deve essere coinvolto e essere partecipe di un percorso.
Succede che, per fare un esempio, è come se quattro persone fanno un viaggio in macchina e non si parlano per tutto il viaggio. Il problema è che il viaggio della pubblica amministrazione è il viaggio della vita delle persone. E quindi è bene che queste persone inizino a parlarsi, iniziano a condividere delle idee, iniziano a discutere su queste idee. Ma devono essere idee sia costruttive, ma anche, diciamo, con degli obiettivi. Quindi, secondo me, è fondamentale l'aspetto della informazione e della formazione per permettere a tutti i cittadini, in qualche modo, di costruire un percorso condiviso. Quindi è facile da dirsi, poi è difficile da applicarsi, anche perché gli obiettivi della pubblica amministrazione sono sostanzialmente quadriennali o quinquennali. Quindi, innanzitutto partirei da questi aspetti, condividendo per quanto possibile tutti questi obiettivi. Chiudo dicendo, la bellissima esperienza portata dal vostro sistema imprenditoriale del territorio, dove ce ne sono tante altre, quanti cittadini lo sanno dell'Osimano? Cioè, in che modo è possibile condividerla, far capire dell'importanza e delle ricadute? Questa poi cercheremo di rispondere con l'assessore Gloria. Allora, vado con la terza domanda e devo dirvi che, per fortuna, ripeto, grazie ai ragazzi di Osimo Web, riuscirò a riascoltare tutta la diretta, perché sarebbe da prendere continuamente appunti rispetto a tutte le vostre preziose indicazioni, di cui farò veramente tesoro, e magari vi manderò una sintesi con delle proposte. Quindi mi rivolgo di nuovo a lei, dottoressa Leonora Vissuto. Abbiamo affrontato quindi la visione generale, anzi SWOT, dell'economia circolare sul sistema produttivo. Abbiamo nella seconda domanda detto dal lato del pubblico che cosa facciamo. Ora, rispetto alla sua esperienza importante e consolidata sul tema della responsabilità sociale di impresa, ecco, dal lato del privato, che cosa si può fare appunto per contribuire, per fare proprio i valori della responsabilità sociale di impresa, che Covid ci ha in qualche modo costretti a vedere come un'attività, non dico quotidiana, sicuramente non una forma eccezionale, così casuale, ma oserei dire quasi necessaria, no? Per tenere insieme la comunità. Quindi, secondo lei, come può, ripeto, il sistema imprenditoriale, lato privato, contribuire al raggiungimento, sì, dell'obiettivo 12 dell'ONU, ma al concetto più ampio di responsabilità sociale d'impresa, che poi sposare questi obiettivi, 17 obiettivi, è responsabilità sociale d'impresa, lo trasversale è tutto. Beh, allora, dunque, brevemente, senza togliere la parola ai colleghi, il settore privato anch'esso gioca un ruolo importante, ma il settore privato, fino ad oggi, ha giocato un ruolo volontaristico in tutto questo, mi spiego. Intanto c'è settore privato e settore privato, abbiamo analizzato abbastanza in modo approfondito in realtà delle microimprese. Esiste il settore privato, quello trainante delle medio-grandi imprese. Ecco, queste hanno per una certa parte, io mi occupo di responsabilità sociale a tempo pieno da una ventina d'anni, consideriamo, dopo il mio rientro da qualche paese estero, e ho notato che da un approccio filantropistico, che oggi ci fa sorridere se vogliamo, fino al pre-Covid nessuno filava più, cioè nessuno si interessava più della filantropia, poi quando c'è stato bisogno di versare soldini nelle casse degli ospedali è di nuovo in auge. Però ecco, nella prima fase della CSR, della responsabilità sociale, l'azienda faceva questo, anche aiutata da agevolazioni fiscali, lo dobbiamo dire, nel destinare una parte degli utili al modello filantropico. Dopo qualche anno questo modello ha mostrato gli elementi di limite, soprattutto perché non incideva sui modelli produttivi e non aveva quell'aspetto importante di creare negli stakeholder con cui entrava in contatto un circolo virtuoso che traghettasse verso la sostenibilità. Quindi, connessione. Bruno. Un attimo, vediamo. Nel frattempo, allora, possiamo proseguire con il dottor Turabotti in attesa che si ripristini il collegamento. Sì. No, vabbè, penso che continuo un po' il ragionamento che stava facendo la dottoressa Rizzuto.
Noi fino a qualche mese fa abbiamo lanciato con oltre 3.500 firmatari un manifesto di Assisi, hanno aderito grandi aziende, ma anche cittadini, e in fondo ragionando attorno a che cosa? Al fatto che se l'Italia in fondo punta su un modello che è più misura d'uomo, partendo da determinati talenti, da quello che sa fare, quello che diceva anche Marco Bilissimo, che noi sottorappresentiamo la nostra capacità produttiva di fare con prodotti, ma anche fare comunità, in fondo questo è un po' il nostro destino e secondo me può essere anche la nostra fortuna. No? E l'elemento in più che vediamo in questi anni è che gli aspetti ambientali, appunto il manifesto racconta proprio questo, e gli aspetti, se vogliamo, di responsabilità sociale, in fondo rappresentano due aspetti del fare oggi bene impresa, nel senso che mentre prima erano, se vogliamo, aspetti aggiuntivi, no? Beh, io faccio impresa, in qualche modo sì, mi devo occupare dell'ambiente, quindi investo nel parco pubblico, investo nell'attività del territorio. Oggi sempre più, e questo diciamo, è anche studiato nei nostri lavori, così nelle competizioni, in Italy, in fondo ci dicono questo, che oggi fare impresa, per far bene impresa, in fondo gli aspetti di sostenibilità, gli aspetti della relazione con il contesto in cui si opera, sono aspetti di competitività. C'è un'azienda che progetta le relazioni con i propri fornitori, con i propri dipendenti, con le istituzioni, quindi con il territorio, in fondo sono imprese che diciamo, hanno più strumenti per reagire anche ai grandi cambiamenti, alle grandi crisi, perché comunque nel momento di crisi tutti questi attori con cui si è progettata una relazione saranno dalla stessa parte dell'impresa e quindi l'impresa avrà maggiore diciamo, beneficio e maggiore sicurezza di traghettare oltre la crisi. Chi ha conflitti nell'azienda in questo momento, in questi giorni, ha avuto più difficoltà a superare la crisi? Chi ha conflitti col territorio in questo momento ha avuto più problemi in qualche modo a mettere in campo diciamo, strategie nuove? Chi invece ha coltivato queste relazioni in fondo ha un tessuto, un sistema attorno che non è, diciamo, è a favore e quindi può aiutare l'impresa dentro e fuori a rimettersi in campo. Quindi stiamo parlando di imprese più evolute, quindi tutto questo ragionamento, se vogliamo, è una grande convergenza, no? Per cui gli interessi ambientali e dei territori in questa fase convergono con gli interessi di impresa. I soggetti che riescono a capire questo avranno imprese che ragioneranno sul medio periodo, medio lungo periodo. Tornerei dalla dottoressa Rizzuto perché con la linea telefonica, mi scuso. Incomprensibile, no. Questa mattina è stata quattro volte, quindi... Spero che ecco, d'ora in poi vada bene. Io non so fino a che punto sono stata, diciamo, ascoltabile. Comunque, ecco, in estrema sintesi, ho fatto un po' un excursus della responsabilità sociale dagli anni 90 fino a oggi. Ho evidenziato il cambiamento anche delle imprese nei confronti di questi temi. Concludo dicendo che oggi l'impresa, più che in altre condizioni, mi sa che ci risiamo con la problematica. La sentiamo e la vediamo. Ah, perfetto, invece ho avuto un blocco di immagini. Ecco, ci fa riflettere su un fatto, l'autodeterminismo liberista, su cui si basano anche molte teorie di illustri economisti, non solo italiani, ma anche, diciamo, internazionali, gran parte anglosassoni, non regge nel sistema che oggi un paese come l'Italia vuole mettere in piedi. Mi spiego meglio. L'impresa deve avere un frame, una visione strategica che parta dal governo centrale, che poi si declina alle amministrazioni locali. Oggi è ancora più importante, soprattutto perché per la prima volta nella storia dell'Unione Europea esiste un New Green Deal che anche permette non solo a livello di programmi, appunto nel dettaglio, se andate a vedere anche i programmi di economia circolare, vi renderete conto che in effetti sono dettagliati, responsabilità del produttore, la reparabilità dei prodotti, questi è uguale a investimenti, non è una cosa, non è realizzabile tout court, ma mette anche a disposizione fondi e finanziamenti, il cui Stato, quindi il governo italiano, deve essere tanto bravo e capace quanto diciamo buon attrattore di questi investimenti in Italia per far sì che tutto il sistema ne goda. Ma di questo abbiamo bisogno di una strategia e di una visione che oggi ancora stenta.
dobbiamo essere ottimisti, come chi mi ha preceduto ha detto, però ecco, dobbiamo essere vigili sull'applicazione di questo, affinché l'impresa, che ha anche a che fare con, diciamo, problematiche di crisi economica, Covid, era un Covid, crisi legate a varie contingenze, possa avere questo obiettivo strategico nella conduzione della propria azienda e faccia beneficiare i suoi fornitori e anche la microimpresa. Marco Cappellini, la stessa domanda, chiedendoti anche un'integrazione rispetto a quali sono le finalità, le nuove azioni che il Green New Deal della Commissione Europea prevede. Noi abbiamo monitorato insieme il piano d'azione della Commissione Europea del 2015, ora è aggiornato al 2020, quindi ci sai dire qualcosa riguardo le tendenze? Sì, io non sono certo esperto, come la dottoressa, di responsabilità responsabilità sociale dell'impresa, però è stato toccato un tema importante che è quella della, diciamo, ritoccato quello della visione e di andare comunque ad attingere tutta una serie di risorse. È vero, ci sono queste risorse, il programma, il nuovo programma, sia quello del Green New Deal, ma sia anche il nuovo programma sull'economia circolare, come si diceva, va proprio nello specifico, cioè a toccare il livello dei prodotti, ed è vero che si tratta di investimenti. Si tratta di investimenti e di capacità di visione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, purtroppo in Italia, e qui forse è l'unica negatività che mi sentirete raccontare questa sera, il tema economia circolare è associato al tema del riciclo. Cioè nel 90% dei casi, quando si parla di economia circolare, è uguale a riciclo. No, quella è l'economia del riciclo. Economia circolare vuol dire andare a considerare tutti i 5 pilastri, quindi immaginarsi, qua mi rivolgo come provocazione ad Alessandro Lampa, ad un imballaggio che magari viene dato in affitto, viene dato a noleggio. Quindi il passaggio dal prodotto a servizio, che è una strategia che molti altri paesi, molte altre imprese stanno sviluppando nel settore dell'arredo, nel settore dell'abbigliamento, e quindi si sta ampliando come metodologia. Quindi l'uso efficiente delle risorse, che non si deve identificare solo ed esclusivamente di come le vado a riciclare, ma io devo intervenire prima, quindi tutto quello che faccio prima, che posso intervenire per allungare il ciclo di vita del prodotto, rientra nella strategia dell'economia circolare. Questo cosa vuol dire? Che è vero, bisogna andare a prendere questi fondi. A prendere questi fondi, ma io dico sempre, bisogna saperli andare a prendere, da una parte, e l'altra è, bisogna saperli spendere questi fondi. Cosa vuol dire? È logico che se mi date 1 milione di euro vi dico sì, io ve li spendo. Però in prospettiva di programmazione, di strategia, bisogna spenderli con una visione per far innovare l'impresa, per fare crescita, per definire una strategia, per capire quali mercati andare a aggredire, qual è la novità di circolarità del mio prodotto. Cioè, Alessandro ce l'ha un po' raccontata, hanno impostato tutto il loro, diciamo, la nuova strategia su questo imballaggio compostabile. Quando raccontava questa cosa, gli brillavano gli occhi. Perché? Perché ci ha creduto e lì voleva arrivare. Quindi a questo punto bisogna arrivare. Quindi sono d'accordo con la dottoressa di tutto quando dice bisogna andarle a prendere. Assolutamente, bisogna saperli prendere, accompagnare le micro, piccole e medie imprese, perché sennò sono fondi sempre destinati ai grossi colossi esteri che si organizzano e costruiscono proprio delle big factory per far questo. Ma dall'altra parte anche le stesse comunità locali, gli stessi comuni devono usufruire, devono poter andare ad aggredire questi fondi. Quindi è quello che voglio dire, che è emerso questa sera, qua bisogna fare sinergia, cioè pubblica amministrazione, privato, privato pubblico. Quindi è ora di guardare una nuova ottica, dove non dico che il pubblico deve diventare privato o il privato deve diventare pubblico, ma magari individuare una sorta di nuovo quadro dove i due elementi vanno veramente in maniera sinergica a portarsi a casa quello che spetta veramente l'Italia per mettere in mostra e poter dare questo nuovo rilancio al sistema industriale italiano. Grazie Marco. Chiedo ad Alessandro se vuole un attimo rispiegare il suo progetto, perché credo che nel momento in cui lo stesse spiegando c'era stato un piccolo problema di collegamento con la dottoressa Eleonora Rizzuto, che credo non l'abbia sentito. Qui proprio all'inizio un attimo era andata via l'immagine. Quindi se vuoi ridirlo. Sì, grazie. Ascolto con grande interesse tutti i temi trattati, e forse oggi è un caso che è proprio la giornata mondiale dell'ambiente,
e c'entra perfettamente, no, l'obiettivo numero 12. Però noi ne stiamo facendo veramente il centro nevralgico della nostra strategia aziendale, come diceva la dottoressa Rizzù. Crediamo molto nella qualità. Allo stesso tempo crediamo che la cultura popolare debba ancora fare grandi passi in avanti per poter apprezzare appieno questo tema. Certo è che noi come tecnici siamo un'azienda di packaging, quindi sentiamo sulle spalle il peso, no, sociale di far qualcosa per l'ambiente, perché siamo un bivio. Che non sia più solo il riciclo, che veramente l'economia del riciclo è l'economia del riciclo, come ha detto Cappellini, ma che sia qualcosa di rivolto verso la sostenibilità, qualcosa che diventi... Cioè, siamo un po' scritto nel senso. No, prego. Abbiamo veramente, stiamo tirando fuori dei prodotti dal nostro laboratorio per dirti delle confezioni dove darci delle fragole, fra sei mesi la confezione di packaging che non è più cartone è diventato terreno, terriccio. E siamo avanti con questo di tanti materiali che ci permettono di finalmente di portare i valori con cui siamo stati educati e all'interno proprio dell'azienda, cioè stiamo cercando di educare, mi ricollego sempre a dottor Cappellini, a educare il cittadino, il consumatore, e attraverso il gioco, cioè lo stimoliamo a capire cosa significa compostabilità, cosa significa biodegradabile, cosa significa sostenibile, perché è vero che il riciclo, ormai tutti dicono recicliamo, però non c'è questa educazione ancora civica verso la sostenibilità, verso l'ambiente. E perdonatemi, colgo l'occasione per a questo punto, no, vi abbiamo così anticipato tante piccole indiscrezioni, ma ve lo voglio far vedere perché sono qui a fianco, poi se volete andare sulla parte vedete un video che è accattivante. Questo è un imballaggio semplice, no, con un cartoncino compostabile, quindi sapete benissimo cosa parlo, però che ha una funzione innovativa perché ha idoneo, no, per contenere dentro tutti i prodotti, la sigla per il settore takeaway alimentari, e ha una funzione innovativa perché con uno strappo, no, laterale diventa a tutti gli effetti due vassoi, quindi per poter condividere il pranzo, il cibo tra due o più persone. Ecco, quindi questa funzione, no, divertente, innovativa e allo stesso tempo distintiva. E crediamo molto nei materiali che abbiamo individuato, e il processo tecnologico, no? Il progresso tecnologico ci sta aiutando in questo. Pensate che questo prodotto non ha più un film all'interno, questo è un materiale eccezionale, non ha più il film, come dire, che anche compostabile, però con una base plastica. Ecco, purtroppo lamentiamo il fatto che il consumatore non ha ancora piena coscienza, no, di questo tipo di materiali. Vi faccio un esempio per così portare la nostra piccola esperienza. Ancora oggi, sebbene noi stessi ci stiamo certificando, no, con il Tuga Austria per la compostabilità, non è stata individuata a livello proprio culturale, no, un'icona, come dire, c'è il marchio compost, ma il consumatore è ignaro. Conosce ancora ignoranza di come individuarlo. Quindi, per esempio, in questo prodotto, non so se riuscite a leggere, non so se è dritto o rovescio, abbiamo messo un marchio a secco 100% compostabile, proprio per comunicare questa volontà di dare un prodotto ecosostenibile, e siamo certi che sarà il futuro. Assolutamente, un valore molto importante. Anche perché adesso con le normative di contenimento del Covid, anche gli assembramenti, quindi il turismo aperto, tutto quello che è il vostro prodotto può essere anche in questa direzione molto utile in questo periodo storico. Assolutamente sì, è un costo ridottissimo, pensiamo che avrà un bacino d'utenza elevatissimo. L'abbiamo così ideato per tutte le situazioni, potrebbe essere la stagione balneare che sta per partire, dove non si può più fare la fila al ristorante per prendere il cibo. La dottoressa Rizzuto mi sembra che conosce bene le marche, quindi conoscerà le nostre cozze, i nostri moscioli, si può consumare i moscioli all'interno di questa confezione, anche se sono unti, bagnati. Pensavo proprio a quello. Non passa, si possono consumare.
La prossima sfida è renderlo commestibile. Ma comunque, se posso fare una piccola riflessione su questo discorso dell'economia di riciclo, molto breve, perché è vero quello che diceva Marco Capellini ed è stato ripreso, è un'altra cosa l'economia circolare, però valutiamo anche un altro aspetto dell'economia di riciclo, cioè la mancanza in Italia di impianti. Cioè, in Italia non abbiamo impianti di riciclo. Faccio l'esempio dei rifiuti RAE. Come voi sapete, i rifiuti RAE sono per una grande percentuale, che poi varia di anno in anno, comunque notevole, esportati all'estero, perché non siamo in grado nelle nostre realtà di riciclare parti anche molto preziose. Sapete, nei computer c'è l'oro, nei telefonini c'è la ceramica, eccetera. Ecco, anche lì c'è materia per poter ragionare, anche nell'ambito dell'economia del riciclo, no? Su quello che può fare un paese come l'Italia, una realtà anche come le Marche, pensare a una cosa di questo genere. Io, sì, no, semplicemente una cosa, secondo il tema della comunicazione, sì. È un po' una metafora che spesso utilizziamo sul tema della qualità, no? È un po' il mondo del vino, se ci pensiamo il tema della sostenibilità è un po' simile al tema della qualità, no? Il mondo del vino, 30 anni fa, crisi del metanolo, e sostanzialmente quel momento è stato anche un po' un bivio, se vogliamo, tra quantità del vino versus qualità del vino, no? Cosa è successo da quel fatto? Diciamo, ovviamente sono morte anche persone, quindi un fatto anche, diciamo, di cronaca pesante. E a un certo punto si è avviata, proprio perché si è capito, in fondo questa è anche una metafora di quello che è accaduto adesso, che un prodotto adulterato poteva far male alla salute, così come oggi, diciamo, i problemi ambientali possono far male, le conseguenze del Covid, alla salute. Quel meccanismo cosa ha portato? Ha portato i consumatori a informarsi su il prodotto vino, cioè fino a prima il vino era un prodotto indistinto. Questa informazione ha portato sempre più una maggiore cultura sul tema del vino, sulla qualità del vino, e ha spinto la crescita di una domanda, diciamo, quindi un'offerta di vino sempre di maggior qualità. A questo meccanismo ci sono state il bollino che si diceva prima, Alessandro, e delle regole, norme, DOC e DOCG, che in qualche modo hanno suggellato e reso evidente cos'è la qualità, e poi delle norme che in un certo punto controllavano che questa qualità, diciamo, fosse effettiva. Questo è un meccanismo sostanzialmente di crescita dell'offerta e della domanda, e un sistema di norme chiaro, evidente, con una marchiatura nota ai consumatori, che rende questo meccanismo un meccanismo di crescita qualitativo eccezionale. Ah, io penso che per l'ambiente il ragionamento analogo. Con Marco più volte ci si è ragionato sull'importanza anche di avviare un processo di informazione, perché informando in qualche modo la domanda, le persone capiscono che differenza c'è tra un packaging fatto male e un packaging fatto bene, e quindi piano piano si inizia a capire il valore di questo prodotto, si dà un premio di prezzo a questo prodotto e lentamente questa, diciamo, domanda e offerta crescono insieme. E poi le regole, la riconoscibilità, cioè marchiare il prodotto, i frigoriferi, se vogliamo, sono un po' un emblema di questo ragionamento, no? Una marchiatura molto semplice, chiara, condivisa in tutto il mondo, ha permesso, soprattutto a livello europeo, di orientare i consumatori in maniera molto chiara verso un'informazione molto chiara: si paga di più un prodotto che vale di più perché consuma di meno. Allora, questo è un meccanismo, diciamo, in cui la comunicazione, un marchio chiaro, delle regole e dei controlli permettono a questo sistema di crescere. Ecco, noi dobbiamo mettere per l'ambiente, se vogliamo, sui temi che ci abbiamo noi, un meccanismo tipo questo, quindi informazione del mercato, evidenza con delle marchiature che siano semplici, diciamo, di facile riconoscibilità, e un sistema di regole chiare che danneggi o premi i soggetti che vanno in una certa direzione. Questo, insomma, è il meccanismo che manca, che dobbiamo mettere in piedi, sul quale l'ente pubblico dovrebbe svolgere un'azione di facilitatore, mi auguro. Assessore Glorio, abbiamo in quest'ultimo passaggio affrontato un tema velocemente del turismo, e quindi connettiamo le tue competenze anche all'ambiente, allo sviluppo economico, anche quella del turismo. Quindi, diciamo, abbiamo ascoltato autorevoli appunto testimonianze, punti di vista, spunti, input che avrò cura di relazionare poi in un appunto documento più dettagliato di proposta e sintesi. Che cosa ci puoi dire rispetto alle azioni realizzate dall'amministrazione Pugnaloni, quelle che stanno in campo, le prossime, e la visione, insomma, che come amministrazione possiamo contribuire a tutta questa ricchezza di informazioni accolte oggi?
Allora, grazie. Innanzitutto grazie a tutti i relatori per gli interessanti spunti che sono stati illustrati oggi e grazie e soprattutto un in bocca al lupo grande all'azienda Lampa che ci ha presentato il loro progetto e che è stata con noi in questa sessione di lavoro. Io credo che proprio l'esempio che ha presentato l'azienda Lampa sia perfettamente centrato nella giornata di oggi, nella giornata dell'ambiente, ma anche nelle tematiche di questa sessione, perché è un esempio di come la produzione industriale possa essere perfettamente coniugata con la sostenibilità ambientale e con la salute. Adesso sappiamo che la sostenibilità ambientale e i temi dell'ambiente sono strettamente correlati alla salute e quindi c'è tantissima attenzione, soprattutto in questo momento storico, a queste tematiche. E finalmente direi c'è un cambio di paradigma. Noi siamo stati, anche forse per motivi generazionali, siamo stati abituati a pensare che comunque lo sviluppo economico e produttivo storicamente sia stato sempre in contrapposizione con l'ambiente, cioè sostenere l'ambiente, rispettare l'ambiente significava sostenere maggiori costi per un'azienda, quindi l'azienda comunque era sempre vista come in contrapposizione con le tematiche ambientali o rispetto dell'ambiente. Adesso siamo da qualche anno ormai siamo di fronte ad un cambio totale di paradigma in questo senso, perché adesso l'azienda che funziona, l'azienda innovativa, l'azienda che appunto fa buone pratiche, è proprio quella che invece incorpora nella sua missione aziendale, nel suo core business, principi ambientali di tutela e di sostenibilità. Quindi veramente sono fiera di avere un esempio come l'azienda Lampa ad Osimo, che ringrazio ancora e a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro e di in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Che cosa rispondere a tutti i vostri input che mi avete dato? Sicuramente, come dice Marco Cappellini, il rapporto con le aziende, con il tessuto produttivo, ma anche con la cittadinanza è fondamentale. È stato un rapporto che abbiamo sempre curato negli anni. Noi, come sapete, siamo al secondo mandato, siamo stati eletti per la seconda volta l'anno scorso, quindi personalmente sono 6 anni che faccio l'assessore. E fin da subito ci siamo trovati di fronte a dei concittadini informati, sensibilizzati, con tanta voglia di partecipare e consapevoli di tante tematiche, consapevoli di tante cose. E quindi ci hanno dato sicuramente un grande supporto, un grande aiuto nel decidere le politiche amministrative per la città e per Osimo. Pensando a questi cittadini consapevoli, penso alla società civile organizzata, quindi alle associazioni, alle associazioni anche informali, ai gruppi informali di commercianti piuttosto che di operatori turistici, ma penso anche alle associazioni di categoria, comunque associazioni strutturate che rappresentano gli imprenditori e che devo dire ci sono state sempre al nostro fianco. Ci sono state al nostro fianco non solo come Osimo, ma come distretto della Valmusone. Infatti Osimo ha caratteristiche simili ai paesi limitrofi come Castelfidardo, Loreto, Recanati, Camerano, in parte con i comuni marittimi di Numano e Sirolo, e quello che le associazioni di categoria ci hanno sempre stimolato a fare in questi anni è ragionare in un'ottica di distretto, in un'ottica di rete, ragionare con politiche comuni che potessero andare bene per tutto il bacino territoriale. Questo l'abbiamo fatto anche in epoca di Covid. Anche in epoca di Covid abbiamo cercato di coordinarci con l'applicazione delle regolamentazioni che venivano fatte la sera alle 11, alla sera alle 23 e la mattina dopo alle 6 dovevano essere immediatamente applicate. E quindi succedeva che ad Osimo era aperta la rosticceria, a Loreto no. E quindi anche qui ci siamo dovuti confrontare con i comuni limitrofi per dare delle indicazioni pratiche operative comuni e uguali per tutti. Questo è successo in realtà, sta succedendo adesso nell'elaborazione di quelli che possono essere supporti e sostegni economici che si vanno ad aggiungere a quelli ministeriali e a quelli regionali per tutte quelle attività che sono state fortemente colpite dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dal Covid, in cui stiamo cercando di aprire tavoli intercomunali e di coordinarci con tutti gli altri comuni della Valmusone, ma è successo anche negli anni passati, non è stata solo l'esigenza del Covid che ci ha portato a fare questo, è successo anche nelle politiche
che abbiamo portato avanti nello scorso mandato, e quindi penso sia dal punto di vista turistico che ambientale a tutti i progetti che abbiamo messo in campo. Faccio un esempio: una delle prime cose che abbiamo fatto con il comune di Camerano in ambito turistico è stato quello di fare un biglietto congiunto per la città sotterranea. Quindi abbiamo detto, è vero che nella loro specificità sono realtà diverse, ma è anche vero che per un turista che viene possono essere comunque, può essere parte di uno stesso percorso, di uno stesso itinerario, e quindi perché competere? Collaboriamo, facciamo un biglietto congiunto e facciamo in modo che il turista che passi a Camerano venga anche ad Osimo e viceversa, quello che va a Osimo vada anche a Camerano, in modo tale da far circuitare le persone su entrambi i territori e portare reddito su entrambi i paesi. Questo l'abbiamo fatto anche con il comune di Castelfidardo, di Recanati. Ad Osimo, nello scorso mandato, abbiamo promosso 4 mostre d'arte, mostre che sono andate molto bene e che hanno portato ad Osimo più di 100.000 visitatori. Nel fare questo non abbiamo pensato solo ad Osimo, ci siamo convenzionati con il Museo della Fisarmonica di Castelfidardo piuttosto che con Casa Leopardi, e abbiamo cercato di fare un discorso di rete portando i turisti che venivano ad Osimo per la mostra a far visitare anche le attrazioni dei territori limitrofi. Per fare degli esempi sul turismo, ma poi lo abbiamo fatto anche nell'ambito ambientale. Quando abbiamo deciso di destagionalizzare i flussi turistici, o almeno provarci a destagionalizzare i flussi turistici con progetti di ciclovie e di percorsi ciclabili, non abbiamo pensato solo ad Osimo, abbiamo pensato a farlo con tutti i comuni che dal mare si estendono fino a verso l'entroterra, e quindi abbiamo pianificato un progetto di 70 chilometri di ciclovia che dal mare, che da Porto Recanati arriva fino a Santa Maria Nuova, che è il territorio più interno limitrofo su cui potevamo arrivare, e dopo vari anni di interlocuzione con la Regione Marche siamo riusciti ad ottenere un primo finanziamento di 650.000 euro per il primo stralcio che va dalla stazione di Loreto fino a Padiglione di Osimo. Quindi un primo stralcio di ciclovia o pista ciclabile a basso impatto ambientale fatto su strade esistenti in parte e nuove realizzazioni in altre, con cartellonistica sostenibile, app per i ciclisti, ma è comunque in un'ottica di collaborazione fra territori, perché solo facendo massa critica e solo mettendoci insieme abbiamo capito che potevamo essere interessanti per la Regione Marche, potevamo chiedere finanziamenti sia in Regione che al Ministero che negli enti sovraordinati. E quindi mi piace pensare che nello scorso mandato, ma anche in questo che è appena iniziato, abbiamo sempre agito con una logica di rete e con un approccio che non ha guardato mai ai soli confini territoriali, ma ha guardato ad una logica molto più ampia di distretto e di sviluppo economico, se volete, non solo del territorio osimano, ma di tutta la Val Musone e i territori limitrofi. E questo credo che sia, insomma, un approccio che un po' si diversifica dal passato e cerca di fare un passo in avanti verso questo tipo di politiche. Mi vengono in mente altri esempi su cui stiamo lavorando, però non vorrei fare la lista di tutte le cose che stiamo facendo per non annoiarvi. Sicuramente, come dicevate, vi dico l'ultimo esempio, poi mi taccio. Tutti ricorderete... Faccio questo esempio proprio perché oggi ci troviamo nella Giornata Mondiale dell'Ambiente e proprio perché nel messaggio iniziale che è stato proiettato si parlava di disastri e catastrofi naturali proprio generati dai cambiamenti climatici o comunque dal surriscaldamento globale. Osimo nel 2006 ha visto una forte alluvione, un'alluvione che ha colpito i territori della Osimo Scalo, della Osimo Stazione, che è la parte bassa di Osimo, e con questa alluvione sono state danneggiate tantissime aziende e le ripercussioni sono andate avanti per anni. Che cosa è vero? Che è stata una bomba d'acqua, è vero che ci sono stati cambiamenti climatici improvvisi, però è anche vero che non dipende sempre solo dal clima, ma dipende anche da come gestiamo il territorio. E allora che cosa stiamo cercando di fare? Assieme al Comune di Ufagna
abbiamo presentato alla Regione un progetto in cui partiamo in una logica integrata con gli imprenditori agricoli, con i comuni, con le associazioni ambientaliste, con il consorzio di bonifica e tutti quegli enti che sono preposti alla gestione del territorio. Vogliamo pianificare e attuare una gestione controllata e coordinata di quelli che sono i flussi d'acqua minori, quindi i fossi. Quindi partiremo da tutta la zona alta di Offagna, Santo Stefano, che poi è la parte alta che si incanala e che arriva fino a Osimo Stazione, per una gestione del territorio diversa da quella che è stata fatta fino adesso, anche per evitare che questi rischi, queste catastrofi ambientali possano succedere di nuovo. Questo è un esempio che ho fatto perché abbiamo presentato un progetto in Regione Marche che è stato finanziato e che quindi ci troviamo adesso nella fase operativa dell'andare a vedere con ogni singolo agricoltore come lasciare le fasce erbose, come coltivare l'ultimo metro vicino al fosso e come fare la manutenzione ordinaria del fosso che interessa il suo terreno, proprio per cambiare ottica e cambiare gestione del territorio in questo senso, del reticolo idrografico minore. E quindi questo per fare un esempio di come è tutto collegato, come in realtà le politiche ambientali sono strettamente collegate con le politiche economiche, come il turismo e la cultura crediamo che sia fortemente capace di portare sviluppo economico e reddito nei nostri territori, e come queste tre deleghe che ho avuto il piacere di avere nello scorso mandato e che mi sono state riconfermate adesso, sono fortemente interconnesse e direi quasi imprescindibili una dall'altra, perché agendo su un settore è quasi immediato che si va a toccare anche l'altro settore. Per cui sono, ecco, sicuramente sono interconnesse, sicuramente il rapporto pubblico-privato è uno di quei punti di forza su cui dovremmo lavorare sempre di più, anche per capire le esigenze delle aziende, le esigenze di tutto il tessuto produttivo. Come dicevo prima, con le categorie produttive c'è stato sempre un ottimo rapporto di collaborazione e di progettualità condivisa, ma sicuramente c'è margine per fare meglio e per fare di più. Non so se ho risposto a qualche vostro stimolo, sono disponibile a rispondere ad altro se ho dimenticato qualcosa. Comunque vi ringrazio molto perché sono stati stimoli molto interessanti che per le amministrazioni pubbliche sono oro, sono molto preziosi, quindi grazie davvero. Io penso che una delle cose che possono arricchire Osimo Lab, questo contenitore di contaminazione che vuole tenere insieme cultura, turismo, manifattura, innovazione e anche la componente scienza, possa trovare una sintesi anche nel turismo industriale, perché no? Perché essendo una regione manifatturiera ricca di microimprese, potremmo aprirci anche a questo nuovo cluster, a questo nuovo filone, perché lì si unisce la cultura umanistica del Made in Italy, del saper fare, dell'Italia Way of Life, con tutto il progresso di impresa. E ricordiamoci pure che la Regione Marche è stata anche culla dell'umanesimo matematico, quindi il ritorno alla locandina, se volete anche una forma di conclusione per motivare perché quel tipo di locandina, con Federico da Montefeltro, che appunto culla dell'umanesimo matematico con la corte di Urbino, e quindi un tema fortemente attuale oggi, no? Con tutto il discorso delle STEM, tutto il discorso del dibattito donne STEM, quindi le nuove professionalità, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sempre più necessarie come componenti anche dentro il sistema imprenditoriale. Quindi il turismo industriale, assessore, come provocazione e come opportunità per questo territorio, appunto disseminato, ricco di microimprese, e come oggetto ulteriore di studio e approfondimento per Osimo Lab, che vuole essere un laboratorio a disposizione dell'intero territorio e anche di realtà come Simbola, Matrec, Asbis e Isaac. E quindi io veramente sembrerò banale, ulteriormente ringraziandovi ancora, è stato per me molto interessante poter coordinare questo tipo di dibattito, questo tipo di incontro. Se i relatori hanno piacere di dire qualcos'altro, una battuta finale con un aggettivo per definire questo incontro, ci fa piacere. Eleonora? Io partirei da un termine che mi è venuto in mente da quando abbiamo iniziato questa piacevole conversazione, cioè quello della sintonia. Mi sembra che oggi si siano parlate delle lingue molto simili,
si è capiti abbastanza facilmente, pur non avendo avuto accordi prima. Esattamente, esatto, questa è la cosa. Probabilmente mi porto a casa questo e poi appunto l'aver anche appreso concetti e punti di vista degli altri relatori e attraverso l'assessore Glorio alcuni esempi di quello che a livello integrato fate, e che è un altro aspetto, forse non è stato diciamo sviluppato, ma lo ha poi citato l'assessore, di come siano importanti i cluster di turismo, cultura, Made in Italy, ambiente, soprattutto in un territorio italiano e ricco, soprattutto come quello vostro marchigiano. Quindi è veramente il futuro, quello anche a livello, se volete, macro, di avere una gestione integrata di queste caratteristiche, perché uno porta dietro l'altro. Assolutamente. Domenico? Ovviamente il tema della scala, no? L'ha spiegato molto bene sul tema del turismo, penso che vada fatta una cosa analoga sui temi della sostenibilità regionale con gli altri territori insieme per dare una scala al tema della sostenibilità. E questo sostanzialmente. Poi anche esempio, nel senso che la pubblica amministrazione è anche un player di mercato, quindi il tema anche degli acquisti verdi sono un tema importantissimo, spesso disatteso dalla pubblica amministrazione, può essere una, diciamo, anche se vogliamo un esempio positivo per una pubblica amministrazione che spinge in questa direzione, diventare anche un player che fa acquisti, no? Quindi incentiva anche un mercato che può essere, diciamo, di stimolo per chi produce sul territorio, non solo, beni, diciamo, con questa spiccata sensibilità e verde. Benissimo. Marco? Ma mi verrebbe da dire, lasciamoci con una sorta di provocazione, di impegno, come slogan, circoliamoci, nel senso abbiamo parlato tra pubblico e privato e quindi forse potrebbe essere l'occasione magari per fare un primo passo da questo punto di vista, perché poi tra dire e fare c'è veramente di mezzo il mare e quindi non è che la scalabilità di un progetto ripetuto su un territorio va in automatico su un altro. Quindi concordo con tutte le considerazioni fatte, è stato bellissimo vedere comunque la testimonianza da pubblico a privato, compreso l'impresa, e anche ringrazio l'assessore di tutte le risposte che ha fornito. Naturalmente bisogna guardare avanti, cioè, un po' da momento di architetto mi piace pianificare, mi piace schematizzare con una visione dell'obiettivo, quindi direi circoliamoci per costruire e fare sinergia in questa direzione. Alessandro? Assolutamente d'accordo con Marco, ringraziamo per l'opportunità, la condivisione dei valori che abbiamo espresso insieme questa sera e siamo ancora più convinti nel nostro progetto grazie anche al vostro supporto in questo momento. E quindi il motto potrebbe essere, oltre che anche sosteniamoci nella sostenibilità. Assolutamente sì, e quindi su questo concetto io chiuderei chiedendo alla Grazie, ciao a tutti. Grazie. Grazie ancora. Grazie ancora. Arrivederci a tutti, grazie. Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts and superstorms are more frequent and damaging. Oceans are eating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use. Adopt sustainable habits, farming and business models. Safeguard remaining wild spaces and wildlife. And commit to a green and resilient future. As we work to build back better, let us put nature where it belongs. At the heart of our decision making.
World Environment Day, it's time for nature.